qui all'angolo sorgeva la Lancia nel suo stabilimento storico. Alla Lancia agivano fin dal 1943 numerose squadre di SAP e il giorno del 25 aprile proprio questa fabbrica nel cuore di quartiere San Paolo in via Monginevro 99 fu scelta come sede del comando per l'insurrezione del comando militare durante l'insurrezione del 25 aprile. Qui le squadre di SAP e di operai si ritrovarono al mattino per difendere la fabbrica dagli attacchi, sparando dalle finestre, difendendo il luogo, un luogo che oggi noi vediamo stuprato dalle ristrutturazioni fatte, dalle costruzioni di palazzi, dal solito utilizzo e sfruttamento del territorio, di un capitale che neanche si degna di ricordare la memoria di questo luogo. E allora noi l'anno scorso abbiamo voluto rimettere una lapide di un partigiano che i costruttori della Gefin, di proprietà della Fiat, avevano fatto rimuovere durante l'abbattimento della fabbrica. Questa lapide ricorda un ragazzo di appena 19 anni, si chiamava Maffiodo Nazareno, che era nato a Torino, a Settimo Torinese, nel 1927, sappista della sesta brigata Gino Scali, col nome di battaglia di Nino, cadde in via Monginevro, colpito da una raffica di mitra. Il 26 aprile, durante una scaramuccia tra operai della Lancia e alcuni tedeschi che stavano passando su un autocarro, venne ferito mortalmente e soccorso dagli occupanti dello stabilimento. Nella testimonianza resa alle autorità questo si scrive: alle ore 11 circa vedemmo un giovanotto cadere davanti al portone di via Monginevro 99 in seguito ad una sparatoria tra un ufficiale tedesco, un soldato e partigiani che arrivavano in Torino e squadre di SAP all'interno della fabbrica. Il mafioso era vestito in borghese ed era disarmato e portava una borsa con cigarie dentro. È stato raccolto e portato all'infermeria dell'Arancia. Morì dopo due settimane, l'8 maggio del 1945. Fasci in merda, ora e sempre, la vergogna di quella guerra e il dispetto che ci porta chi riserve lottare in quegli anni, anche giovane, giovanissimo, e fare la scelta giusta, noi la rispetteremo sempre. Paolo Braccini nacque a Canepina, in provincia di Viterbo. Da Braccio a Braccini, medico condotto, ed Elsilia Lorenzetti. Il padre, fondatore del Partito Socialista Orvieto nel 1907. All'indomani dell'8 settembre 1943, periodo cruciale della sua esistenza, Braccini diede largo spazio ai suoi ideali e al suo sentimento antifascista, avvicinandosi al movimento di resistenza, entrando in contatto con il Partito d'Azione nella primavera del 1943, per poi diventare l'organizzatore delle Brigate Giustizia e Libertà. Ne fu il primo comandante. Alla sua morte subentrò Duccio Galimberti, nominato il 4 dicembre del 1943 da Vittorio Foa in casa di Ada Godetti, come lei stessa scrive nel suo diario partigiano. Il 31 marzo del 1944 venne arrestato in seguito a un'irruzione della Federazione dei Fasci Repubblicani nel Duomo di San Giovanni, durante una riunione del Comitato Militare Regionale Piemontese, di cui era rappresentante per il Partito d'Azione. Processato nei giorni successivi all'arresto, ne venne ordinata la condanna a morte per fucilazione, eseguita il 5 aprile dalla Guardia Nazionale Repubblicana nel poligono di tiro del Martinetto di Torino. E insieme a lui ricordiamo anche altri che furono uccisi: Franco Balbis, Quinto Dell'Acqua, Giulio Piglieri, Enrico Giacchino, Eusebio Giambone, Massimo Montano e il generale Giuseppe Perotti.
case si vedono apparire uno alla volta fascisti e tedeschi. Guardano il gappista che li aveva decimati e messi in fuga. Incerti e sconcertati, guardano un ragazzo coperto di sangue che li ha battuti, ma non sparano. In quell'attimo, che Di Nanni si appoggia in avanti, premendo il ventro alla ringhiera e saluta col pugno alzato. Poi si getta di schianto con le braccia aperte nella strada stretta, piena di silenzio. O partigiano, portami via, che mi sento di morire. Gli anni e i decenni passeranno, i giorni duri e sublimi che noi viviamo oggi appariranno lontani, ma generazioni intere di giovani figli d'Italia si educheranno all'amore per il loro paese, all'amore per la libertà, allo spirito di devozione illimitata per la causa della redenzione umana, sull'esempio dei mirabili garibaldini che scrivono oggi con loro sangue rosso le più belle pagine della storia italiana, alla gloria dell'eroe nazionale Dante Di Nanni. Thank you.